Ciao a tutti, beh, è vero, non sto parlando della mia settima sorella, però sto parlando un po' di parenti, almeno cose conosciute un po' a tutti, perché tutti noi siamo pratici del cielo e spesso e volentieri nel cielo autunnale abbiamo visto le Pleiadi. E qua c'è anche il... Oh, eccezionale. Adesso farò un po' di pasticci, proverò a parlare con quel e punterò col microfono. La settima sorella, beh, si parla in fondo di un piccolo enigma che è relativo alle Pleiadi. Perché possiamo parlare di un enigma? Dai, devo puntarlo lì. Ah, quello in basso, scusate. Si vede malissimo, si legge malissimo. Vabbè, certe cose dovrò leggervele di qua, quindi, ok, era meglio forse il PDF. Praticamente, nell'arco di questi millenni in cui sono note le Pleiadi è sorto un piccolo problema. Quante Pleiadi siano effettivamente visibili ad occhio nudo? La rappresentazione delle Pleiadi più vecchia può essere fatta risalire al 18.000 avanti Cristo. Qua dentro ci troviamo nella caverna di Lascaux, in Francia, e si vede praticamente la prima rappresentazione di una costellazione data dall'Homo sapiens. Vi faccio notare un attimo questa figura, che è un Uro Primogenius. L'Uro Primogenius è una brutta parolaccia perché ha troppe R per me. Però anche se dovessi parlare di toro, mi troverei di nuovo una R di mezzo. Probabilmente questa è la prima rappresentazione della costellazione del toro. Scusate, ho sbagliato. Adesso questo è un ingrandimento. Vedete che è già una pittura policroma. Voi immaginatevi la difficoltà che ha avuto l'uomo nel Paleolitico a dipingere questo animale con i colori. Non solo, prima non vi ho fatto notare, ma guardate anche il livello su cui ha dovuto lavorare. Ha avuto anche delle tecniche per cui poteva illuminare la sala. Qui è la sala chiamata Atrio dei Tori di questa caverna di Lascaux. Oh, scusate, io ho sempre un po' di pasticci. Per qualche ragione il nostro antenato ha deciso di rappresentare quella che è una mucca, almeno la R così è stata tolta, e che rappresenta qualcosa che probabilmente avrebbe potuto vedere nel cielo. Scusate, io sto sempre facendo pasticci con sto robo. Guardate esattamente dove è l'occhio del toro. Beh, non vi stupisce se quello che era l'occhio del toro ancora adesso per noi astrofili appassionati è l'occhio del toro. Si tratta della stella Aldebaran. Sopra il dorso del toro, ah scusate, mica qua, si vede un gruppetto di punti, 6, che probabilmente è la prima rappresentazione. Scusate, delle Pleiadi. Quindi questo ci introduce già un problema, che è quello di dire: ma quante Pleiadi si possono vedere a occhio nudo? Perché all'epoca non esistevano i telescopi. Poco distante da lì c'è un'altra caverna, che è la Cave du Lion, in cui c'è una rappresentazione più antica di circa 1000 anni, e anche qua troviamo quello che è una mucca o Uro Primogenius con qualcosa sulla dorso, più o meno nella posizione delle Pleiadi dell'oggetto precedente. In questo caso andiamo a contare i punti, sono 14. Questo non ci deve stupire più di tanto alla fin fine, perché ci sono condizioni in cui, testimoniate, in cui ci sono astrofili appassionati del cielo che effettivamente sono riusciti a contare fino a 14 stelle nelle Pleiadi. Però l'enigma che salta fuori è un enigma storico e lo vedrete tra poco. Ve lo dovrò leggere da là.
qua si vede bene. Ah, ok, qua si legge, ok, sono più tranquillo. Ah, l'unica, ok. Dunque, qua... No, no, ma adesso faccio vedere. Tu dammi 5 minuti prima della fine, così non sto tutta la mattinata a raccontarvi queste cose. Questa è di nuovo un'antichissima rappresentazione delle Pleiadi. In questo caso si tratta del disco di Nebra, che è stato trovato a Nebra, e praticamente un disco di bronzo di circa 30 cm di diametro, è stato trovato con altre manufatti tipo spade in una sepoltura. E qua, oltre al fatto di vedere il sole, la luna, quello che potrebbe essere una barca, si vede un eptasterio, cioè un simbolo composto da 7 punti. Di nuovo qua torna l'idea che le Pleiadi visibili a occhio nudo fossero 7. Mentre da questo lato faccio vedere delle immagini, da qua invece cercherò di raccontarvi un po' qual è la storia, perché le Pleiadi erano estremamente famose nell'antichità, perché riuscivano in qualche modo a dettare il trascorrere del tempo, venivano osservate per fare le operazioni in agricoltura e tutto il resto. E questo per esempio è la testimonianza di Esiodo: quando sorgono le Pleiadi, figlie di Atlante, incomincia la mietitura, l'aratura. Invece al loro tramonto, quando queste sono nascoste per 40 giorni e altrettante notti, poi inoltrandosi nell'anno appaiono appena si affili la falce per falciare. Questa è la testimonianza praticamente della considerazione delle Pleiadi, in cui la vedevano probabilmente sorgere all'ultimo oggetto che veniva sorgeva all'alba, per poi sparire 40 notti perché erano troppe prossime al sole e poi riapparire, e in questa maniera dettare i tempi della vita agricola già al tempo di Esiodo. Qua c'è un'altra testimonianza. Dal lato destro ci sono le immagini di un indro sumero, assiro-sumero, un sigillo cilindrico che viene passato praticamente sulla fango e riesce a incidere queste figure. Anche la civiltà sumera in qualche modo osservava le Pleiadi, e qua di nuovo 7 stelle ripuntate. A fianco invece c'è una testimonianza molto famosa che è Arato di Soli. Arato di Soli è un poeta che descrive tutto il cielo, e facendo questo parla delle Pleiadi. Sono dette quelle dalle 7 vie, dagli uomini, benché siano solo 6 che possono essere viste a occhio nudo. Così appunto si dice, e tuttavia non è un astro che adesso sconosciuto sia sparito, no, neppure in un tempo dal quale la notizia ci è giunta in sostanza. 7 sono quelle stelle e ognuna ha un nome: Merope, Alcione, Taigete, Celeno, Sterope, Eletra, Maia Augusta. Queste, benché piccole e prive di fulgore, sono famose nel compiere il loro giro, sia quando albeggia sia quando fa notte, e debbono a Zeus che le ordinò loro di segnare l'inizio dell'estate, eccetera eccetera. Di nuovo la testimonianza di questi oggetti, che il loro sorgere eliaco determinava praticamente i tempi della vita agricola dell'epoca, quindi estremamente importanti. E questa è una testimonianza di Arato di Soli, che è del III secolo avanti Cristo. Qua c'è una cosa anche qua divertente: un altro poeta, questo è un latino, Manilio, quindi risale al primo secolo avanti Cristo, in cui invece lui inizia con una testimonianza delle Pleiadi di tipo astrologico. E infatti cosa dice? Quando il toro, a capobasso e tinto, al suo sorgere rovescio al sesto suo grado, guida le sorelle Pleiadi in gara di splendore. Sotto il loro influsso vengono alla luce vitale i seguaci di Bacco e di Venere, spiriti folleggianti tra i banchetti e i festini. Praticamente chi sorge sotto il segno delle Pleiadi è un zuzzarellone che va a divertirsi in giro. Quindi un'interpretazione tipo astrologica, però dà di nuovo l'importanza di questi oggetti.
Sotto c'è invece una descrizione, diciamo, più astronomica, perché praticamente Maniglio ci dice: è stata dote della sorella di Pleiadi, la terza grandezza soffusa, il volto femminile, eccetera, eccetera. Il verbo analogo che si riscontra in cinosura. Cinosura sembra un vocabolo abbastanza strano, ma cinosura è un altro modo che avevano i latini per riferirsi all'orsa maggiore. E infatti, se ci pensate bene, anche nella vostra esperienza, quando potete vedere le Pleiadi, vi daranno un po', vi ricorderanno quello che è il grande Carlo. Qui a fianco invece c'è un'altra testimonianza, secondo me molto bella e interessante, perché è prossima a noi. Questa stele funeraria è stata trovata a Centallo, a Cuneo, ed è praticamente un riadattamento di un'opera fatta nell'età del ferro, in cui è stato ancora inciso questa sorta di chiave. Qua si vede invece un omino probabilmente inciso nell'età del ferro, quindi molto più antica, intorno a circa 4.000 anni fa, e qua vedete di nuovo le Pleiadi, l'eptastero, molto simile alla rappresentazione che abbiamo trovato nel disco di Mevra. E qua continua la spiegazione. Beh, questa è una cosa curiosa, è vedere che le Pleiadi iniziano a essere così famose che vengono addirittura incise sulle monete. Non so se vi ricordate le monete da 2 lire. Da 2 lire c'era dei simboli tipo il grano, ma c'era anche l'aratro. C'erano tutte quelle cose che erano immediate da riconoscere alla popolazione, simboli importanti. E qua, in questa moneta che è celtica, stata trovata nella Pannonia, nel terzo secolo avanti Cristo, di nuovo vediamo 7 stelle. Mentre qua Ovidio nei Fasti ci inizia a dire qualcosa del motivo per cui di 7 stelle se ne vedevano solo 6, dalla spiegazione dell'epoca. Vediamo un po' di non leggerlo tutto. Le Pleiadi, che si dicono 7 ma in realtà sono 6, cominciarono ad alleggerire il peso delle spalle paterne, ok? E perché 6 di esse vennero alla... Dunque, e questo spiega perché se ne vedono solo 6. Perché 6 di esse vennero all'amplesso con gli dèi. Si dice infatti che Sterope abbia giaciuto con Marte, Alcione e te, bella Celeno, con Nettuno, mai Elettra e Taigete con Giove, e invece la 7ª, Merope, si sia congiunta con te, o Sisifo, un mortale che ne provocò il pentimento e, diciamo, la vergogna, per cui Merope, secondo i Fasti, non si dovrebbe più vedere. Altra testimonianza, interessante di nuovo la moneta, in questo caso ci sono i Celti che sono nemici dei Romani, e questa invece è una moneta latina, in cui di nuovo compaiono i 7 punti delle Pleiadi. Significa che non solo questa importanza delle Pleiadi, questo mito, viaggia nei millenni, ma viaggia in tutte le popolazioni. E anche qua c'è la spiegazione. Tuttavia non se ne vedono 7, ma solo 6. Ed ecco come lo si spiega. Si racconta che 6 di esse si unirono agli dèi e l'ultima a un mortale. E così via, più o meno la stessa storia che abbiamo visto nei Fasti di Ovidio. In questo caso però era Tostene. Quindi la cosa è curiosa, perlomeno, spiegare un attimo quante sono le stelle visibili delle Pleiadi. Sappiate che questa leggenda qua, della Pleiade perduta, non è solo nella cultura occidentale, quella che abbiamo trattato fino adesso, ma anche nel momento in cui si va in India, negli indiani d'America, c'è questa storia di una 7ª stella che si è smarrita. Quindi ci accomuna tutti effettivamente. Adesso io vi ho parlato soprattutto del lato occidentale, e forse il testimone più importante a cui dobbiamo invece la prima rappresentazione, diciamo, scientifica delle Pleiadi è proprio Galileo, che nel suo Sidereus Nuncius lui se la
cava in maniera molto elegante. Un altro esempio, perché lui sta raccontando di quello che vede al telescopio, e quindi ci sono varie rappresentazioni che proprio di disegni che ha fatto. Un altro esempio, abbiamo rappresentato nel cielo le 6 stelle del Toro, Pleiadi. D'altra parte, dico 6, da momento che pressa poco ne appaiono 7, cioè lui glissa alla grande, no? Lui dice, vabbè, 6, 7, cosa me ne frega poi in fondo a voi? E invece gli dice, al telescopio viene contata oltre 40. E ci dà la prima immagine di una rappresentazione scientifica delle Pleiadi. Ora, per comprendere dov'è il mistero, se il mistero di Strata, dobbiamo innanzitutto capire un attimo come funziona un po' il nostro cervello e il nostro sistema visivo. In qualche modo dobbiamo indagare se c'è una relazione tra magnitudine limite, magnitudine quindi dell'oggetto che puoi osservare, e la risoluzione e il fondo cielo. Questo studio qua l'abbiamo fatto perché stavamo parlando di inquinamento luminoso con Federico Pellegrino e un altro gruppo di persone di cui poi vi parlerà Federico questo pomeriggio. L'inquinamento luminoso è secondo me la prima causa per cui al giorno d'oggi noi di Pleiadi non ne vediamo 7. Certamente ne vedremo di meno perché le nostre condizioni del cielo è talmente deteriorata che noi ne dovremo vedere meno. Io normalmente ne vedo 5. E già quando ne vedo 5 sono felice. L'effetto dell'inquinamento luminoso è legato alla luce diffusa da terra. Si diffonde nell'atmosfera e mano a mano la luminosità del fondo cielo aumenta, soffocando quella che sono le stelle. Per cui adesso nelle nostre città, se vediamo una 50ina di stelle, siamo già felici in sostanza. Tanta è la luce che andiamo diffondendo. In base a questo modello qua, noi possiamo iniziare a farci proprio dei calcoli. E adesso vi dovrò far vedere un paio di equazioni, perché poi le equazioni ci introducono un altro problema che è stato difficile da risolvere. Perché alla fin fine questo è un modello, diciamo, valido nel caso di stelle puntiformi, ok. Però la luminosità del fondo cielo non è data per un punto, ma è data su una certa superficie che sono arco secondi quadro. Sappiamo una magnitudine su arco secondi quadro che sta aumentando. Questo ci dà già un'indicazione che possiamo farci dei calcoli, che sono tutto sommato molto semplici. Vabbè, quello che vi ho detto, possiamo passare oltre. Noi sappiamo che la luminosità superficiale di un oggetto, che può essere una galassia, non è semplicemente la magnitudine di quell'oggetto lì diviso l'area, ma visto che c'è di mezzo il logaritmo, si tratta di un qualcosa di pochettino più complicato. La luminosità superficiale quindi viene data dalla magnitudine dell'oggetto più 2,5 logaritmo dell'area espressa in arcosecondi. Se ci pensate bene, quando voi utilizzate un telescopio e volete osservare una galassia, sapete già che non dovete andare al limite della magnitudine libera del telescopio, ma sapete che per esempio se avete un 6 cm, vi dico questo, la magnitudine limite sarà, sarà di 1/11, quindi voi è già tanto se riuscite a vedere una galassia di nona, in sostanza questo. Vi salva Roberto, che d'altronde non gli piacevano le formule, l'ha fatto per questo. Però in base a queste formule qua noi facciamo un calcolo molto semplice e troviamo il fatto che abbiamo un'area di 1 milione di arcosecondi sulla quale si forma l'immagine e stranamente dovrebbe essere il nostro potere risolutivo del nostro occhio. Ma 1 milione di arcosecondi cosa significa? 16 primi per 16 primi, se pensate che il diametro della Luna è circa 30 primi, è circa un terzo dell'area della Luna. Quindi è una risoluzione bassissima. Pensate, è una prova di acuità visiva il fatto di vedere la stella Mizar nella coda dell'Orsa Maggiore, che sono 10 primi, ed è una prova di acuità visiva.
E quindi diresti che è così, ma al nostro occhio siamo abituati a stimare fino a un primo d'arco, ma questo ve lo spiegheremo perché non è così nel caso delle Pleiadi. Quindi il nostro mistero più grande è stato indagare su questo milione di arco secondi quadro. Adesso vado veloce. Questa è una relazione molto semplice che vi permette di calcolare la magnitudine limite a occhio nudo nel momento in cui avete la luminosità superficiale del cielo e che ci ha dato soddisfazione. Questa è la dimostrazione che questa equazione che abbiamo trovato è molto prossima ai dati sperimentali e quindi è valida. Rimaneva da spiegare perché abbiamo un potere risolutivo così basso. Il motivo è che noi abbiamo un occhio, questa è una rappresentazione molto schematica, tipo macchina fotografica, la cui pellicola è formata dalla retina, questa zona qua. E nella retina non ci sono solo i fotorecettori che utilizziamo normalmente noi. Adesso che voi vedete i colori e avete un'ottima risoluzione, state utilizzando i coni. I coni sono sostanzialmente molto vicini al centro del bulbo oculare. E il massimo del numero dei coni si raggiunge lì e sono quelli che utilizzate per la lettura, quelli in questo momento state utilizzando anche per guardare me. Tutto intorno c'è un sistema più complesso che sono i bastoncelli. Sono quelli che utilizzate quando osservate le nebulose al telescopio, con la visione distorta. Non puntate direttamente la nebulosa, ma state guardando un qualcosina via prossimo e quindi la nebulosa si vede molto meglio. Sono molto più sensibili dei coni, ma non vi permettono di riconoscere i colori. Quando voi state osservando le Pleiadi, alla fin fine, visto che sono molto deboli, non si attivano i coni, ma si attivano proprio i bastoncelli. E i bastoncelli come sono organizzati? Non sono organizzati uno a uno, nel senso il segnale che c'è sul cono viene trasmesso, diciamo, al cervello uno a uno. I bastoncelli sono raggruppati a gruppi. Quindi più bastoncelli finiscono in una cellula gangliale e finiscono poi a dare informazione all'occhio. Per cui questo spiega abbastanza bene il motivo per cui ci siamo trovati una superficie così ampia di risoluzione. Bisogna dire un'altra cosa, che anche se c'è una superficie molto ampia nella risoluzione, basta che poi un bastoncello, uno solo, si attivi. E la percezione quindi che avrai è comunque di una stella puntiforme e non quella di una macchia lattiginosa. Di qua gli ultimi calcoli che abbiamo fatto ci siamo andati a calcolare una funzione che ci serviva per determinare la risoluzione del nostro occhio in funzione di quella che è la magnitudine dell'oggetto. E si scopre che per oggetti luminosi la nostra risoluzione è molto elevata. E per oggetti meno luminosi la risoluzione scende drasticamente. Quindi siamo andati a riprodurre innanzitutto le Pleiadi, le abbiamo riprodotte con Stellarium. Stellarium ha il brutto vizio di presentarvi delle immagini finte, nel senso immagini prese da un telescopio quando vi fa vedere gli oggetti deboli. Però se uno toglie questa opzione ha la possibilità effettivamente di vedere i puntini secondo il catalogo e soprattutto vi permette di riprodurvi le Pleiadi a una certa epoca, in questo caso intorno al primo avanti Cristo. Poi ci siamo andati a calcolare per ogni Pleiadi la distanza angolare dalla Pleiadi più vicina all'altra e quindi abbiamo potuto fare un grafico in cui mettevamo distanza angolare della Pleiade e la sua magnitudine e queste sono le 8-9 Pleiadi che abbiamo preso in esame. Questa Pleiade qua è Pleione, che è una stella variabile, per cui la sua magnitudine varia da circa 4,7 a 5,5, per cui l'abbiamo messa variata. Dimmi Roberto se un minuto, no? Ce la posso fare. Questa è la nostra funzione che abbiamo trovato, che ci dà la risoluzione in funzione della magnitudine che stiamo osservando. Come vedete ce ne sono 8 che dovrebbero essere visibili, non si tratta di 7. Però in questo caso qua la luminosità limite a occhio nudo è di settima magnitudine, condizione in cui si trova molto difficilmente le persone. Si trovano in queste condizioni la gente che può osservare ad alta quota,
a 2500 metri e oltre, in zone praticamente prive di inquinamento luminoso. Nel caso di una considerazione un pochettino più vicina a quella che doveva essere la realtà dell'epoca, quindi sesta magnitudine come magnitudine limite, vedete che se ne vedono solo più 5. Ce ne sono due che sono al bordo. In questo caso una è Stirope e l'altra qua è Asterope. Sì, ok, dai colori. E quello che capita però, questa è Atlante, che è molto vicino a Pleione, e a un certo punto quando noi sommiamo la magnitudine di Atlante e Pleione, perché non è risolvibile a solo 5 primi, ci accorgiamo che il gioco ne è valso la pena e vediamo che ci sono 6 stelle ben visibili e la settima che è sempre al limite della visibilità, che è Asterope. Ci sono, eh? Ed è questa la soluzione del nostro enigma. Queste sono le 6 stelle normalmente visibili a occhio nudo, e quando hai una buona vista, sei giovane e hai delle condizioni abbastanza buone di visibilità, vedi la settima che in realtà è Asterope, che sono due stelline fuse insieme. Questa è nel caso più ottimistico, che ti trovi ad alta quota, e in questo caso qua riusciresti anche a vederci meno. Chiudo, perché questa cosa qua pone poi dei problemi di archeoastronomia, e la prima cosa che pone come problema di archeoastronomia è che non era Merope la Pleiade perduta, secondo gli storici. Probabilmente c'è successo qualcosa, perché per noi è Asterope. E l'altra questione che pone come problema di archeoastronomia è il fatto che ci sono degli ottetti. Ci sono delle rappresentazioni che sono state trascurate, specie nella civiltà orientale, Assira e Sumera, in cui non ci sono 7 punti, che venivano classificate subito come Pleiadi, ma ce ne sono 8 che non sono stati classificati. Ok, sono stato confuso a sufficienza? Ah, grazie che mi dici sì. Sei stato quasi preciso, quasi preciso. Bene, ora ecco.